Parliamo di questa partita subito, una partita importante, si torna a parlare finalmente di calcio giocato. Sì, partita importante, complicata purtroppo perché non riusciamo ad avere l'organica a disposizione, però siamo incerottati, lo sappiamo tutti, cerchiamo di fare il meglio, di più non possiamo dire in questo momento. Dopo tutto quello che è accaduto era importante oggi, insomma, essere qui, e parlo della società, della dirigenza. Voi avevate tranquillizzato nei giorni scorsi il tecnico Guidi, i giocatori, su quello che sarebbe stato il futuro, e oggi la vostra presenza qui a Pontedera è sicuramente significativa, Ciaccia. Ma noi, voglio dire, io purtroppo non c'era, ma insomma l'amministratore delegato Massimo Chierchi aveva tranquillizzato tutti, perché sapevamo come stavano le cose, sappiamo di quella che è la nostra integrità morale, onestà, e quindi io non voglio al microfono mettermi a fare polemica. L'unica cosa che dico è che in un paese che si professa democratico queste cose non dovrebbero accadere, non voglio dire altro, perché insomma, anzi, devo ringraziare il giudice di Teramo e gli altri giudici che hanno concluso questa cosa, però insomma, ripeto, faccio fatica a parlare perché, ripeto, insomma, parlare di democrazia se accadono queste cose è abbastanza difficile. È stata comunque, sono stati 10 giorni difficili, complicati, anche a livello umano. Beh, soprattutto a livello umano, non dimentichiamo insomma, che sono finite in questa situazione decine e decine di famiglie, bambini, anziani. Ripeto, se dopo 7 giorni 3 giudici diversi, di tribunali diversi, dichiarano l'assoluta estraneità, non il fatto che non esiste il reato, l'assoluta estraneità ai fatti. Va urlato forte, perché è una cosa di una gravità inverosimile. Cosa si sente di dire, poi torniamo a parlare di questa partita, alla città di Teramo e ai tifosi del Teramo? Quello che abbiamo detto nelle ultime settimane: noi siamo a Teramo perché siamo stra appassionati di calcio, e immagini quale può essere oggi, no? Voglio dire, il mio peso dentro, eppure sto qua perché per il rispetto di questa città che ci ha accolto in un determinato modo, e quindi volevamo dare questo messaggio, segnale, siamo qui a fianco alla squadra, all'allenatore e a tutta la città. Andrea, a te la linea per, credo, qualche domanda o considerazione. Sì. Sì. Sì, allora i saluti di Jacopo Forcelli e Andrea Costantini dallo studio, e che chiedono cosa ha provato in quei giorni, in quei momenti, in quelle ore, e poi la seconda domanda, se il progetto sportivo andrà avanti regolarmente. Quello che ho provato, purtroppo, per fortuna, resterà dentro di me, e quello che provo ancora oggi, come ho già detto, è grande amarezza, è tristezza, perché questa cosa non doveva accadere a me e spero che mai possa accadere a qualcun altro. Invece, purtroppo, voglio dire, se non cambiano le regole del gioco, questo tipo di situazioni potranno ancora ripetersi. Per quello che riguarda l'aspetto sportivo e quella che è la nostra volontà rispetto a questa squadra, non cambia assolutamente nulla, anzi, assolutamente, noi siamo qui più forti di prima e più convinti di prima della nostra scelta. Andiamo avanti con il nostro progetto, che speriamo la città ci aiuti a sostenere, che sarà più lungo e duraturo possibile. Tra poco ci sarà il mercato di gennaio, il cosiddetto mercato di riparazione. Sì. Sì, ok. Certo. Chiede Jacopo Forcella da studio, dal punto di vista giudiziario, dopo quello che è accaduto, ci sarà da qualche giorno il parere della federazione? Voi vi aspettate un parere favorevole sul passaggio di quote? Ma il parere della federazione, diciamo che rispetto a questa situazione, non è che questa situazione incida nel parere della federazione. La federazione ha le carte delle aziende che
sono subentrate nella Teramo, quindi le carte sono perfettamente in regola, gli amministratori sono perfettamente in regola, non hanno nessuna pendenza e chiaramente fossero state confermate le azioni di sequestro delle aziende sarebbe diventato complicato, ma a questo punto, nel momento in cui ieri è stato notificato di sequestro di tutte le aziende, di tutte le azioni sono tornate a disposizione, quindi non c'è motivo di pensare che la federazione si possa esprimere in modo diverso che positivamente rispetto a tutto quello che è stato depositato. Prima le stavo chiedendo a proposito del programma sportivo che, come lei ha detto ai nostri microfoni poc'anzi, andrà avanti. Tra poco ci sarà il mercato di gennaio, il cosiddetto mercato di riparazione. Voi ovviamente siete decisi a rinforzare questa squadra così come avevate annunciato nelle settimane scorse? Sì, io come ho detto, insomma, abbiamo il piacere di continuare a guardare questa squadra, magari ci piacerebbe vederla un po' più completa perché poi purtroppo, come dicevamo all'inizio dell'intervista, non riusciamo ad avere l'organica a disposizione e abbiamo ancora altre 4 gare, siamo pronti, stiamo già parlando col direttore, l'amministratore, io, il direttore generale, abbiamo parlato col mister, quindi sappiamo dove e come eventualmente intervenire, ci faremo sicuramente trovare pronti, sperando, ripeto, però di recuperare qualcosa, perché secondo me qualcosa fuori di importante questa squadra ce l'ha, con tutto il rispetto di chi sta giocando, ma che magari anche proprio per un fatto fisico, giocando insomma, no, in modo così continuativo e senza poter riposare un attimo, magari fa un po' di difficoltà. Non so se ci sono ancora domande da studio, Andrea? Ah. Sì, certo. Situazione di classifica rispetto a quando eravate arrivati voi è un po' cambiata in peggio, insomma c'è stata questa sconfitta pesante di Carrara, oggi la seconda trasferta consecutiva, peraltro ancora in terra toscana, insomma è preoccupato quanto è preoccupato? No, preoccupato no, perché ripeto, credo tantissimo in questo staff tecnico, credo comunque in questo gruppo di calciatori e quindi sicuramente dovremo intervenire sapendo che probabilmente ci aspetta un campionato, dovremo lottare punto su punto per raggiungere prima possibile la cosiddetta quota salvezza, quindi, ma preoccupato no, perché la classifica sì può essere leggermente peggiorata ma è ancora estremamente corta, certamente oggi dopo questa trasferta abbiamo 3 gare con squadre particolarmente attrezzate e quindi vedremo poi prima di Natale quanti saranno i punti che abbiamo raggiunto e in funzione di questo prenderemo anche delle decisioni.